10 teste non c'è niente. Le sempre qua. Per Giorgio Colonna dalle 9 che siamo. No, la cosa faccio adesso le 9 se non c'è biglietto. Mi va bene. No. Allora, lei è il numero uno. Dopo Bin Laden è rimasto lui. Da che ora è qui? Dalle 9 e 10. Quanti anni ha lei? Io? 87. Non ci credo. 87 48. Tifoso del Palermo da una vita. Da 45 anni. Dalla nascita, dalla nascita. Queste ore come le avete passate? A pensare al Palermo. Dobbiamo sacrificare un interista a Roma. Che dovevo vincere la possibile formazioni. Modo di come dobbiamo viaggiare e cosa ci dobbiamo portare. Di sicuro ci dobbiamo riportare alla Coppa. Quello è sicuro. Allora, come funziona questa lista? Chi l'ha organizzata? Il numero uno. Allora, quali erano le regole messe? Avete messo le regole per... Questa versione tranquilla a turno. Da 1 fino a 186. Allora, quindi verrà l'ultimo è 186. E che ore sono più o meno le... Le 8 meno 5. Le 8 meno 5. L'orologio del Palermo. Guarda. Ve lo riprende, grazie. Quindi ogni momento è un'ora rosa nera. Fino a mezzogiorno la prima. Ma allora questa finale, voi già avete comprato i biglietti prima? Tutto prenotato, già siamo in viaggio, aspettiamo i biglietti dello stadio. Come partirà? Io col pullman. Col pullman, altri? Aereo. Nave. C'è Depaglio, macchina. Un motorino. Col carretto. Ragazzi, allora, voi che siete giovani, a Roma con che spirito ci andate? Con lo spirito di vedere finalmente un titolo nella nostra bacheca e di vedere realizzarsi i sogni della gioventù palermitana. Bravo! Forza Palermo! No, facciamo tra noi, ci facciamo tra noi. Si vede alla fine, no? Noi andiamo a Roma, pure che la vendiamo la Coppa, però andiamo soddisfatta. Spero che la portiamo. Anche una tifosa rosanero qui a fare la fila da quando? Da stanotte a luna. Il Palermo fa fare le pazzie. Quindi già tu sei pronta per andare a Roma, come ci andrai? Col pullman. Con il pullman, un pullman organizzato no, da amici? Tra amici dello stadio. Amici dello stadio, dove stai solitamente? Curva nord inferiore. Curva nord inferiore, da quanti anni? No, da uno. Da uno, però diciamo ti senti palermitana e questo... Pienamente. Cosa vuoi dire ai tifosi che ancora non tifano Palermo? Che sbagliano e si ravvedono al più presto. Questa finale cosa ti aspetti da questa gara? No, non mi aspetto niente, mi aspetto una bella partita di divertimento. E quindi forza? Palermo. Ragazzi, com'è stata questa attesa? Molto sofferente, non vediamo di andare a Roma noi. C'è ansia perché ci sembra l'ora di entrare in quello stadio e fare caciara. Allo stadio solitamente voi andate, siete abbonati? Sì, abbonati. Curva? No, non ce l'ho. Tu pure? Io no, io non sono abbonato, però quando ho partito vado a vedere il Palermo sempre. Ma quando il Palermo si è qualificato alla finale, che cosa hai provato? Emozione, lacrime agli occhi. La prima volta, essendo io 25 anni, e poi è un solo imperativo. Vincere.